sta? Benvenuto. Grazie. Come sta? Grazie. Si accomodi, prego. Si accomodi. Buongiorno. Fa ingresso il Presidente della Repubblica. Prende la parola il generale di Corpo d'Armata Pietro Serino, capo di Stato Maggiore dell'Esercito. Signor Presidente, a nome di tutti gli uomini e delle donne dell'Esercito italiano che mi onoro di guidare, le porgo un sentito ringraziamento per questo incontro in occasione del 161° anniversario della nostra Costituzione, direi meglio della nostra denominazione, Esercito italiano. La rappresentanza qui presente vuole simboleggiare la molteplicità delle armi, dei corpi e delle specialità dell'intera Forza Armata. Come le dicevo prima, una coesa eterogeneità che rappresenta il nostro più grande elemento di forza. Ieri, nel corso del mio intervento all'Ippodromo Giannattasio, in occasione delle celebrazioni, ho voluto sottolineare come gli eventi epocali che stiamo vivendo, la pandemia e la guerra all'Ucraina, hanno reso il rapporto tra l'esercito e la cittadinanza italiana più salda e più consapevole. I nostri concittadini sanno di poter contare su una compagine capace e determinata, in grado di adattarsi rapidamente alle minacce da affrontare. Lo abbiamo dimostrato con il contrasto alla pandemia e contribuendo oggi al cambio di postura dell'Alleanza Atlantica e dell'Unione Europea in tema di difesa collettiva. I nostri tratti distintivi sono da sempre le capacità professionali e l'assoluta fedeltà alla patria. Le prime sono competenze maturate negli anni attraverso percorsi formativi e addestrativi articolati e in continua evoluzione. La formazione e la crescita professionale del personale militare richiede aree addestrative e risorse per condurre complesse esercitazioni e per mantenerci pronti a intervenire in ogni contesto. Poter addestrare le nostre donne e i nostri uomini ad affrontare i rischi della loro difficile e complessa professione è prima di tutto un obbligo morale verso di loro e verso le loro famiglie. La fedeltà alla patria, invece, signor Presidente, è il nostro valore fondante, che caratterizza il nostro essere e che anima il nostro agire. Proprio in funzione di essa si delinea la specificità nostra, militare, un impegno di vita che ci pone in una condizione diversa da quella di tutti gli altri cittadini italiani. Il giuramento per noi significa la consapevole assunzione di particolari doveri e la limitazione nell'esercizio di taluni diritti. Anteporre i doveri e i diritti, finanche quelli garantiti dalla Costituzione, si fonda e si alimenta la nostra professionalità e la nostra prontezza operativa. Signor Presidente, prima di concludere questo intervento, desidero nuovamente ringraziarla ed evidenziare quanto tutti noi, uomini e donne dell'Esercito, siamo onorati di averla quale comandante. Sentiamo la sua concreta vicinanza e la reale partecipazione a quanto facciamo e mi permetta il suo grande affetto. Ed è per questo che ci siamo permessi di portarle un piccolo regalo in occasione di questa nostra visita. È un libro scritto da Paolo Cacciadominioni, una leggenda nell'esercito italiano, non solo un ufficiale e un soldato, ma anche un architetto, un ingegnere, un artista, un poeta, una persona di grandissima poliedricità. Perché lo abbiamo scelto? Perché Paolo Cacciadominioni ha partecipato alla battaglia di El Alamein, non solo, di cui ricorre quest'anno l'80° anniversario, e lo ha fatto indossando sempre con orgoglio il suo cappello alpino, e questo è anche l'anno dei 150 anni della fondazione degli Alpini. E quindi ci sembrava, al di là del suo valore come ex appartenente alla nostra Forza Armata, un elemento che rende coesa le due eventi di cui ricorre un anniversario significativo nel 2022 e che rappresentano anch'essi quanto poi l'esercito, indipendentemente da tutto, sia un'entità unica
e che ha l'orgoglio di continuare ad esserlo anche nel futuro per il bene della patria e degli italiani tutti. Grazie. Però ha fatto un'altra cosa che forse è la sua azione più meritoria. Ha dedicato gran parte della sua vita a fare il pellegrino per il campo di battaglia della Lamenna, a raccogliere decine e decine, anzi centinaia di salme di cadute di tutte le nazioni e di tutti gli eserciti presenti in quel teatro di guerra, ed è ancora lì presente tra i suoi commilitoni dell'epoca. Anche questo, che è una delle cose più straordinariamente importanti che ha fatto, un comportamento da nobile di straordinaria importanza. Grazie generale, grazie molto di questo. È una figura splendida, Cacciato Mignoni. Grazie generale. Prende ora la parola il Presidente della Repubblica. Benvenuti al Quirinale. È un piacere accogliervi. Rinnovo il mio saluto a poc'anzi. Gli ho rivolto nel nostro colloquio al Capo di Stato Maggiore e suo tramite e tramite tutti voi, a tutte le donne e gli uomini della Forza Armata, in questo 161esimo anniversario dell'esercito. Un benvenuto particolare alle due medaglie d'oro del valor militare qui presenti, tenente colonnello Paglia e il sergente maggiore Adorno. Benvenuti, è un piacere accogliervi qui, accoglia nuovamente qui colonnello, come piacevolmente e sovente avvenuto. Desidero rivolgere i miei complimenti a tutti coloro che nel corso della cerimonia che si è svolta ieri hanno ricevuto un riconoscimento dovuto al coraggio, alla dedizione, al senso del dovere dimostrati in Italia o all'estero. È l'occasione questa per esprimere quei sentimenti di riconoscenza cui poc'anzi faceva cenno il Capo del Stato Maggiore a parte della nostra cittadinanza. La Repubblica vi ringrazia per questo impegno a presidio e difesa dei valori della Costituzione e per il contributo a difendere la pace e la sicurezza internazionale. È un compito prezioso e il cui valore viene sottolineato dagli eventi drammatici cui assistiamo in queste settimane. La rottura di ogni regola faticosamente raggiunta nella vita della comunità internazionale non può spingere verso una rassegnata resa alle ragioni dell'aggressione. Sollecita piuttosto la capacità di stati retti da ordinamenti liberi e democratici ad attivare ogni iniziativa per far fallire queste ragioni. La saggezza dei padri costituenti ha saputo unire la lezione tremenda della storia dei primi decenni del Novecento con il perseguimento tenace di orizzonti di pace. La Repubblica ha dimostrato di essere fedele a questo mandato, con scelte che hanno collocato l'Italia nel contesto internazionale, nel fronte dei paesi chiamano la libertà. Le minacce alla pace e alla stabilità dei rapporti internazionali, premessa di ogni azione pericolosa ed è che richiede azioni volte a perseguire obiettivi condivisi al servizio dell'umanità. Questo è un obiettivo rilevante, questo di contribuire in sede internazionale a conservare, preservare, difendere, ripristinare la pace e la sicurezza. L'Italia non ha mai fatto mancare il suo contributo per riportare o mantenere la pace, per predisporre cornici di sicurezza nell'ambito delle missioni delle Nazioni Unite, in quelle della Unione Europea, in quelle coordinate in ambito NATO, e l'esercito è attore principale di queste missioni fuori dai confini nazionali. Desidero ricordare il ruolo determinante svolto la scorsa estate a seguito della chiusura della missione in Afghanistan per assicurare condizioni di sicurezza all'aeroporto di Kabul
e permettere l'evacuazione dei collaboratori locali tramite il ponte aereo stabilito con l'Italia. Vi siete conquistati la riconoscenza di tante persone che hanno potuto iniziare una vita nuova nel nostro Paese. Ricevo sovente da capi di Stato stranieri dei paesi in cui operate attestati di stima che esprimono il loro ringraziamento per i militari italiani, ovunque mi viene detto, caratterizzati da professionalità e da alto senso di umanità. Tra tante iniziative che potrebbero essere ammentate, e sono davvero tante, mi limito a ricordare il rapporto tradizionale con la protezione civile, il supporto assicurato al sistema sanitario nazionale per la campagna vaccinale contro il Covid, l'impegno attivo in quella che è chiamata la terra dei fuochi, per cui la bandiera di guerra dell'esercito è stata ieri insignita della medaglia d'oro al valor civile. Si tratta di responsabilità complesse, possibili grazie alla dedizione, alla preparazione professionale, all'addestramento. Questo ricorda che la componente umana è sempre al centro dello strumento terrestre, pur nel contesto di crescenti innovazioni tecnologiche, ed è chiave di ogni operazione militare, ne costituisce il presupposto. Naturalmente cresce la dimensione tecnologica, gli strumenti nuovi, con grandi capacità e prestazioni, ma la componente umana è sempre decisamente centrale, prevalente, indispensabile. E questo è quello che la Forza Armata cura con particolare attenzione. Permettetemi infine di ringraziare tutte le associazioni militari per l'opera che svolgono, benemerita, sempre più orientata alle esperienze di volontariato, e anche di complimentarmi per gli importanti risultati ottenuti dalle atlete e degli atleti dell'Esercito. Il Paese è orgoglioso del lavoro svolto dalle donne e dagli uomini dell'Esercito, lavoro che so bene è condotto al costo di sacrifici personali e familiari. Desidero rinnovare la riconoscenza commossa del nostro Paese per tutti coloro che hanno donato la loro vita per il bene della patria. Sono un patrimonio di ricordi da curare con grande attenzione, con grande affetto, indimenticabile. A coloro che recano i segni di ferite fisiche o morali desidero dire: rappresentate un esempio, qui guardare con rispetto e affetto. La storia dell'Esercito è in realtà tutt'uno con quella d'Italia. Ne esprime i valori, le aspirazioni, ne ha vissute le pagine tristi, quelle felici, quelle gloriose. È un patrimonio anche questo da rammentare costantemente, anche a questo contribuiscono le associazioni militari. Invio un saluto agli ufficiali, ai sottufficiali, ai graduati, ai militari di truppa, al personale civile dell'Esercito, con la certezza che continueranno a onorare ogni giorno il giuramento prestato alla Repubblica e alla nostra bandiera. E infine, grazie generale per questo splendido ricordo di una figura da rammentare sempre con grande ammirazione, quelle Caccia Dominioni, protagonista di tanti gesti importanti, veramente nobili. Grazie, lo conserverò davvero con particolare affetto. Grazie per la vostra opera. Viva l'Esercito, viva le Forze Armate, viva l'Italia.